L'Islam, una cultura lontana e vicina. La religione islamica, nata dalla predicazione di Maometto, anima la grande espansione dell'impero arabo tra il VII e l'VIII secolo. Oltre alla penisola araba, l'Islam conquista in breve tempo il Medio Oriente, il Nord Africa e la Spagna. Tra i doveri fondamentali dei musulmani c'è la preghiera, da recitare 5 volte al giorno in direzione di La Mecca, la città santa, e il venerdì tutti insieme nella moschea. La forma di questo edificio sacro, che deriva dalla casa di Maometto a Medina, comprende un cortile porticato detto Sa'an, con al centro una vasca per i lavaggi rituali. Il mihrab, una nicchia decorata apposta in una delle pareti interne, indica la Qibla, cioè la direzione della Mecca, verso cui i fedeli devono voltarsi, ed è affiancata dal minbar, un pulpito rialzato da cui l'imam, cioè il capo della comunità, guida la preghiera. Dal minareto, l'alta torre che affianca la moschea, il muezzin invita i musulmani a pregare. La vastità dell'impero, la tolleranza dell'Islam e la pacifica convivenza con le popolazioni sottomesse favoriscono un fertile scambio tra culture. Durante il cosiddetto Rinascimento arabo si sviluppano le scienze e le arti, dalla matematica alla medicina, dall'agricoltura all'astronomia, dall'architettura alla filosofia, con importanti conseguenze pratiche. L'invenzione di strumenti come l'astrolabio per orientarsi con gli astri, per esempio, migliora la navigazione, e l'introduzione del sistema di numerazione a 10 cifre, da 0 a 9, facilita il commercio. La straordinaria fioritura della civiltà islamica coinvolge anche la letteratura. Oltre a raccogliere e tradurre molti testi dei popoli conquistati, gli arabi elaborano opere dal fascino immortale, come per esempio la raccolta Le Mille e Una Notte, nata sulla base di testi persiani del IX-X secolo. La voce narrante della principessa Shahrazad, che racconta ogni notte una storia al califfo Shahriar per salvarsi la vita, inventa alcune tra le più famose avventure di tutti i tempi, poi riprese infinite volte nei secoli successivi, come per esempio Aladino e la lampada meravigliosa o Alibaba e i 40 ladroni.